Buongiorno a tutti, buongiorno e benvenuti nella puntata di oggi del Ti racconto la storia. Oggi siamo alla puntata numero 48 e vicino a me oggi c'è la protagonista di questo racconto. Tutta seria oggi, intesa questa ragazza, la dobbiamo far rilassare. E Giusy, la protagonista di oggi. Ciao a tutte. Ciao a tutte, ok, quindi la vedete che è tutta la serie che dice minuti, ora cosa devo fare? Allora, cosa raccontiamo quest'oggi? Oggi parliamo di quello che è stato il percorso che abbiamo fatto con Giusy, di quando l'ho conosciuta la prima volta e di quando oggi abbiamo scoperto che praticamente ha raggiunto il suo obiettivo tranquillamente. Sì. Allora, io faccio un riassunto di quando ho conosciuto Giusy per la prima volta. Giusy è molto emotiva, quindi riuscire a portare qui Giusy, vi assicuro che non è una cosa semplice, vero? No. Giusy è molto emotiva, io l'ho conosciuta e la prima volta, la prima cosa che ho notato è l'ansia con la quale è venuta. E dico, mio Dio, come faccio a gestirla? Come faccio? La prima cosa che mi ha detto dopo la seconda è stata: ma secondo lei, mi dava ancora delle, io posso perdere peso, ce la faccio? Sì, è vero. Era una delle prime domande che mi ha fatto Giusy. Dopodiché, da lì, gli ho detto, guarda, facciamo così e insieme iniziamo a iniziare questo percorso. E lei mi ha seguito tranquillamente. Sì. E cosa ho scoperto? Che il suo corpo lavorava bene, più di quanto lei stesse pensando. Vero. E da lì quindi ha iniziato a prendere fiducia e coraggio che lei questa cosa la poteva fare. È vero. È vero, visto che me lo dice, ha preso fiducia e coraggio. E la cosa che mi piace è che, mettiamolo così, dopo sarà lei a raccontarlo, ma Giusy non è stato un percorso lineare, ma non parlo dal punto di vista del peso. Parlo dal punto di vista che sono stati dei mesi importanti, ma lei ha mantenuto, quindi si è guadagnata questa diretta da sola, ha mantenuto la concentrazione su se stessa tutto il tempo, Vero. forse anche più di quello che era abituata a fare prima di incontrare Vero. me. Vero. Ma adesso mi fermo un secondo indietro e chiedo a Giusy, quando è arrivata da me la prima volta, quali erano i fastidi che aveva e quali erano le problematiche che l'hanno spinta a dire no, basta, ora mi devo prendere cura di me stessa. Gonfiore di stomaco, acidità. Stress tanto, non si vede, ma io sono così. E Sembra tranquillissima, ma non lo è. piano piano, con il suo aiuto, sono riuscita ad ottenere quello che volevo. Sono soddisfatta oggi ancora di più perché mi ha detto che ho perso ancora. Sono orgogliosa della dottoressa che mi ha aiutato tanto. Mi ha aiutato anche nei periodi un po' bui, un po' neri, un po' un insieme di cose, specie l'ultimo anno, poi è stato uno dei peggiori, vero? Sì, è per questo che lei si è guadagnata direttamente l'intervista. Non aspettavo altro che raggiungesse l'obiettivo, perché ora tu vieni a fare l'intervista. Vediamo, si aspetta di dire, mi devo trovare il momento giusto per iniziare questo percorso. L'hai iniziato, che era un po' più tranquilla, ma nel frattempo c'è stato delle tempeste, dei turbini, di tutto c'è stato nel percorso di Giusy. E lei è stata sempre costante con i miei appuntamenti, col fatto di dedicarsi del tempo, anzi, è stato proprio lì che lei si è più concentrata su se stessa. Sì, è vero, perché prima non pensavo a me, pensavo agli altri e mi sono sempre trascurata io. Invece adesso penso a me e continuerò a pensare Beh, nel momento esatto in cui lei avrebbe potuto dire no, in questo momento posso anche mettere da parte questa cosa, le ha fatto l'opposto. me. Sono andata avanti, sono andata. Non ho mollato. Non solo non è mollato, è ritrovato una nuova te, Una nuova Giussi. una nuova Giusy, quella Giusy del primo incontro. Era timida, era insicura, non sapeva di. Naturalmente è venuta una Giusy con un caratterino
abbastanza forte, abbastanza anche forte. che non si vede, ma Tu pensi... oggi parlare con voi per E già come stava tremando fino a tra un po', quindi però tranquillamente adesso si sta sciogliendo, Giusy. Giusy, prima di sentire me, prima di fare la visita con me, avevi dei dubbi? Dire, oh mio Dio, ce la faccio, non ce la faccio, oh mio Dio, come lo gestisco? sì, perché posso dirlo quando ho avuto il problema al seno. Se vuoi, sì, sei tu. Quando sono stata operata, sono andata dalla dietologa che c'era all'ospedale, ma non ho trovato nessun riscontro, poi ho mollato tutto. Invece con la dottoressa, o perché mi ha dato tranquillità, sono andata avanti e mi dà tranquillità. E ho continuato il mio percorso e sono soddisfatta. Ma prima ero un po' scettica perché, avendo avuto a che fare già con una dietologa, non avevo trovato nessun risultato. È vero che ero anche sotto chemio, però forse di sgonfiare, gonfiavo ancora di più. Gonfiavo. Ma E adesso sono adesso sono soddisfattissima e ve lo oh, auguro a tutte di brava, dillo conoscere la questa parola, dottoressa, perché dillo questa parola che sei soddisfattissima di te stessa. settembre ci viene mia sorella. Questa non me l'aveva detto, me lo dice prima voi che a me sapete. Allora. Praticamente, quindi ho conosciuto Giusy, dice, sapevo, l'ho visto che, no, che era un po' in forza, infatti lei lo sta raccontando, non era così più sicura, aveva dei dubbi. Qual è stato il momento in cui hai iniziato a capire, sì, questa è la soluzione per me, questo è il metodo che mi porta ad avere un risultato, vedo dei miglioramenti, qual è stato quel momento? Quando ho iniziato a perdere la seconda visita, che ho già incominciato a perdere peso, qualche centimetro di girovita, perché avevo un girovita molto, molto grosso, giusto? Sì, anche sì, vai tranquilla. Allora da là abbiamo incominciato e il percorso è stato, sono quanti anni, dottoressa? Che un anno e Sì. mezzo più o meno. Sì, tendenzialmente, anche no, anche meno, però tendenzialmente. Ma la parte principale erano i tuoi fastidi digestivi. Tu sei Sì. arrivata qui che avevi tantissimi fastidi. Sì, qualsiasi cosa che mangiavo non riuscivo a digerire, avevo sempre acido. E come mangiavo qualcosa mi sentivo uno stomaco che scoppiava e non avevo più voglia di mangiare, non facevo colazione e con la dottoressa ho imparato a fare colazione, cioè non sgarro su quello che mi dice lei, al mattino mangio quello che mi dice lei, la frutta, tutto quello che mi ha scritto, tutto quello che mi ha detto, io sono costante. Nonostante, mettiamolo così, faccio un'attività lavorativa dove non Non arrivano i posso, tempi. no. Io l'unica cosa che non ho tempo quando voi fate le camminate o di andare in palestra, di fare attività, perché facendo la custode in uno stabile ho degli orari che non mi permettono di andare in una palestra, di venire a fare le camminate quando le fate voi. Da sola la domenica che vado al mercato, mi faccio un giro così, ma l'unica cosa è quella. Ma poi, essendo stressata di tutta la settimana, a volte sono pigra io e non cammino e non lo faccio. E su quello sono sincera, Ci dobbiamo ci lavorare. dobbiamo lavorare. Quindi tu hai perso peso senza mai fare attività fisica. Perfetto, No, non ho mai fatto attività. diciamolo perché qualcuno dice: boh, non lo so, per perdere peso bisogna fare attività fisica. No, no, no. Io l'unica attività è il sabato che magari mi faccio un'oretta di camminata, andare al mercato a piedi, tornare, andare a fare la spesa o alla domenica fare un giro un po' più lungo fino in centro col pullman e mi cammino il centro, ma quella è l'unica. Posso fare una camminata di mezz'ora, tre quarti d'ora, ma una volta alla settimana. E non tutte, perché uno deve essere onesto e dire, e non tutte le domeniche.
E quando, mettiamolo così, noi abbiamo parlato anche che tu sei molto emotiva, che quindi avevi anche dei fastidi digestivi, Sì. che mettiamolo così, si sono attenuati col tempo. Sì. Il gonfiore di stomaco, i fastidi che avevo, sì. A meno che non, cioè, come le dicevo prima, quando mi prende quello stato d'ansia, quella cosa, mi sento un po' lo stomaco gonfio, ma non posso dire ho acido, ho questo problema qua, non riesco a mangiare questo, non lo digerisco. Adesso no. E adesso no, nonostante tu abbia passato un momento difficile, i tuoi fastidi avrebbero potuto comunque essere, rientrare esattamente come quando ti ho conosciuto, ci sono stati, ma molto più leggeri rispetto a quello che era Sì, prima. Questa sì, sì. è una parte importante perché sappiamo che ci sono, ma noi con l'alimentazione li abbiamo tenuti a bada. Certo. La differenza è ovviamente la parte emotiva sul quale ci stiamo lavorando, ma come abbiamo detto, non è stato un periodo semplice. No, No. l'ultimo anno no. L'ultimo anno no. Ma in quest'ultimo anno è il momento in cui le ha dato il meglio di sé. Ecco. Ho perso ancora di più, ce l'ho messa tutta, nonostante sia andata in ferie, magari giù in meridione si mangia, qualche volta ho sgarrato, ma io mantengo sempre quello che mi dice la dottoressa, l'alimentazione mia. Può essere una volta alla settimana che magari vai dal fratello o ti concedi una pizza, ma fuori di quello non vado a sgarrare niente. Continuo la mia linea così anche adesso. Esatto, la cosa principale, allora noi abbiamo suddiviso l'obiettivo noi abbiamo suddiviso il tuo obiettivo in due, abbiamo fatto un pezzo, una prima perdita di peso, dopodiché lei mi ha detto, ma io voglio andare oltre, te lo ricordi che tu mi hai detto, sì, voglio ancora perdere peso, perché mi devo fermare qui? Quindi dopo abbiamo fatto la seconda fase, perché è dove abbiamo continuato a perdere quello che è il nostro peso. E in tutto questo, mettiamolo così, tenendo conto della parte emotiva, abbiamo adoperato anche delle goccine. Sì, Com'è andata con le tue ansie e le tue goccine? un po' meglio, però ci vogliono anche le altre che Va. mi Vabbè, dà il medico, perché abbiamo detto che ci sono stati dei grossi problemi, non erano delle semplici questioni di ansia, quindi mettiamo gestito diversamente alcune diversamente cose. alcune cose. E poi anche il fatto dell'area dello stomaco, della pancia. Le pastiglie che mi ha dato la dottoressa, mi sto trovando molto bene e continuo a prenderle. Ok, ma quindi questa notina che è venuta fuori, questo fior di loto che è venuto fuori, come si sente adesso rispetto a quando l'ho incontrata la prima volta? Bene, non pensavo proprio. Adesso ho tutti i vestiti che mi cadono, devo andare nella sarta. E direi di un bel po' di tante che ci cadono anche di Ah, te. ma io adesso che vado giù, ho due cognate sarte, sanno da quando arrivo si devono mettere sotto. Gliel'hai già detto che la rimettiamo al lavoro e facciamo il cambio Facciamolo, guardaroba. perché poi. Ma è cambiato solo l'esterno o è cambiato anche l'interno? Ma è cambiato tutto. È In che cambiato senso? perché prima, se dovevo mettermi quando andavo al mare il costume, mi vergognavo, mi coprivo, non mi facevo vedere da nessuno, mutandina e reggiseno, ma neanche dall'ex marito. Invece adesso, se devo camminare, non mutandina e reggiseno davanti agli altri, però quando vado al mare non ho nessun problema, come l'anno scorso. Mettermi il costume, camminare, no, facendomi una camminata e mettere su un copricostume da coprirti o un vestitino un po' sopra il ginocchio, non lo mettevo, l'anno scorso l'ho sempre fatto e non mi ha creato nessun problema, non stavo là, compravo tutti i vestiti, una taglia più grande, che fossero abbondanti, che non si vedessero le forme. Perché mi metteva proprio in imbarazzo, che mi sentivo gonfia, lo stomaco, cicciottona, No, ecco, cicciottella, sto scherzando a dire esattamente, cicciottona. cercare non va bene.
Però E non non mi sono sentivo a mio francese. agio, non mi sentivo a mio agio. Adesso io mi sento a mio agio. Metto i jeans con tranquillità, una magliettina più corta. No, sono soddisfatta. Oh, e quindi mettiamo così, anche, torno all'aspetto, anche l'aspetto negativo dei tuoi problemi, secondo me li hai gestiti con più tranquillità. Sì, perché poi stando da sola avevo modo di pensare, cioè pensare, però sapevo gestirle, ho cercato di gestirle e cerco ancora di gestirle, nonostante abbia quei giorni di ansia proprio troppo forte, troppo, però riesco a gestirle, si può trattare di un giorno che sono più stressata, più ansiosa, più cosa, però poi riesco a gestirle. Mettiamo così, quando ti ho visto eri ansiosa, però molto meno, già solo per l'idea della mia visita, quasi all'inizio eri ansiosa. Sì, perché io ho un altro brutto difetto, io ho paura dei camici bianchi. Oh. Da più giovane, poi essendo stata 2 volte operata, posso Sì, dirlo? vai Io no. tranquillo. Essendo stata 2 volte operata di tumore, poi ho incominciato pian piano a farmi passare questa paura, questa fobia, questa cosa che come vedevo un camice bianco mi veniva l'attacco d'ansia. Ho cercato di gestire, ho gestito anche quello, ho gestito. Adesso quando vado dal medico, che vado a fare i controlli, ci vado un po' ansiosa perché ho sempre paura che magari possano dirmi qualcosa, però dopo che sono là, che ormai la dottoressa è tanti anni che la conosco, sono a mio agio. Come mi trovo a mio agio con la dottoressa? Con lei non ho problemi a parlare, anzi mi dà tranquillità quando vengo. E quello è l'aspetto principale, il come è cambiato. E la tua alimentazione? Cosa è cambiato nella tua alimentazione in questo periodo? O in generale? E di prima Tutto, hai detto tutto. perché prima mangiavo tutto senza sapere che magari non sono stata mai una grande mangiona di carne, io sempre tendo più alla verdura, affettati ne mangiavo poco, però li assaggiavo. Invece adesso sono cose che io non mangio, mangio la carne quando la devo mangiare in settimana in base all'alimentazione che mi ha dato la dottoressa. Sì, mettiamo così, sviluppavi prima per alcuni aspetti. Sì. Quando mi sentivo più tesa, più cosa, sembrava che ci fosse qualcosa, che mi diceva, vai, prenditi qualcosa, mangiala. Prima mangiavo magari un pezzo di cioccolato, adesso non lo mangio, non mangio i dolci che non sono neanche, però ci sono dei dolci che a me piacciono se li faccio io. Non posso mangiare quelli confezionati dove ci sono conservanti, perché Perché non ti darebbe posso fastidio. mangiarli, però se qualche volta mi viene quella voglia di farmi una torta di mele io senza grassi, senza niente, o di carote, la faccio, ne mangio un pezzetto, poi tutto Tutto passa. passa. Bravissima, quindi hai capito come gestire la tua alimentazione e i tuoi fastidi digestivi tramite la tua alimentazione. Certo. Mettiamo così, io mi ricordo bene che per alcuni aspetti tu mangiavi di meno rispetto a quello che ti ho dato Sì, io. in confronto con la prima volta che io sono andata dalla dottoressa non mangiavo quello che mangio adesso. Io non facevo colazione, non mangiavo un frutto a metà mattinata o al pomeriggio, non bevevo tisane, invece adesso ne prendo una al mattino, una alla sera. A volte se ne ho voglia che magari ho sete, mi sento qualcosa, ne faccio una a metà pomeriggio. Cioè, l'alimentazione è tutto cambiato, mangio di più di quello che dovevo mangiare. Esattamente, quella è la differenza sostanziale, perché tu in fondo facevi i tuoi pasti, pranzo e cena. Pranzo e cena, al mattino il caffè e basta. Caffè d'orzo perché non devo evitare il caffè normale, il caffè d'orzo invece adesso mangio le gallette, il pane di segale con la marmellata, il mio caffè d'orzo lo faccio sempre perché non bevo latte, non bevo altre cose.
Però ti rendi continuo conto così. che più energia? Sì. E non sgarro. Dove vado? Vado. Io il sabato e la domenica vado a stare da mia sorella e mi porto tutto: gallette, marmellata, Colazione. caffè d'orzo. E il frutto che ho voglia di mangiare, perché da mia sorella magari mangiano albicocche, io mi porto la mela, la pera, adesso la pesca, quella posso Certo, tutto mangiare. puoi mangiare. Solo Quindi, le albicocche, ma no, adesso. vabbè, dipende dai tuoi fastidi digestivi. Alcune cose ti davano più fastidio rispetto ad altre, ma adesso il nostro obiettivo è: abbiamo quasi introdotto tutto in modo che tu non abbia più fastidi. Diciamo così, anche quando fai del dolce, anche quando ti è successo di andare a fare un extra, ti sei resa conto che non avevi più i fastidi di prima. Quello sì, perché quando si ha un marito magari si deve fare le cose, la pasta asciutta con la carne, la polpetta, cioè le cose che si usano nelle famiglie meridionali, va? Invece io adesso quello non lo faccio più, lo Vabbè, prima faccio. c'era, non avevi nessun fastidio quando No, facevi. c'erano e mi dava quel senso di gonfiore subito, quei fastidi. Io adesso la polpetta non, ma deve essere un'eccezione se la fa mia sorella, perché anche loro stanno incominciando ad eliminare la carne, ad eliminare tante cose che io gli dico, magari facciamo questo, facciamo il pesce al posto della carne, facciamo quest'altro al Quindi posto. li stai facendo mangiare come te? No, come me proprio Quasi, no, ma per qualsiasi però essere. cerco Mi sembra di già di incominciarla. Gli ho detto, introdotta. vuoi che ti porto la prima dieta della dottoressa, vedi quello che devi mangiare e quello che non devi mangiare? Allora lei mi ha detto, senti, io ti prometto che a settembre dalla dottoressa tua ci vado, però adesso che devo andare in ferie, se ho voglia di mangiarmi E tu il gli hai detto che non è quello calzone. che è il problema. Dici, ma guarda che io lo faccio insieme a te, non è quello il problema, gliel'hai detto. Ma però lei dice, io quando vengo giù voglio mangiare un calzone, poi da noi c'è un tipo di gelato che fanno artigianalmente. Chi è della parte di Lecce lo so. Tu lo scorso anno l'hai mangiato. Sì, ma l'ho mangiato solo una volta, ma se lei lo deve Ah, mangiare certo, due o tu tre mangi volte tutti i alla giorni. settimana, mangia. Ok, allora invece tu diglielo, guarda che l'ho mangiato lo scorso anno quando ci sono stato, non mi è successo nulla. Ah, questa è la prima cosa che viene in mente. Allora, è il momento più bello? Il momento più bello da quando ho iniziato Sì. questo percorso? Potermi mettere tutto quello che voglio. Quando hai iniziato a indossare tutti quelli che sono i vestiti che quindi prima non riuscivi a indossare? Quando ho cominciato a indossare i jeans che erano appesi da un paio d'anni nell'armadio, e mettermi il costume e comprare una taglia in meno di quello. E comprare quei copricostumi corti, ci sono tanti vantaggi, tante cose che magari prima, adesso che incomincio a fare il trasloco, vedo questo che faccio, lo butto perché ormai mi sta troppo largo. Cioè, sono quelli gli obiettivi che volevo io, cioè io ho detto voglio perdere, perché poi da quando vengo qua avrò perso. Allora, ero 64 Avevi quando perso sono più venuta. di... No, non mi ricordo adesso, Mi dobbiamo sa che ero 64 quando sono venuta. scoprire quanto era Giusy. Il bello che noi non ci ricordiamo il peso, è bellissima questa cosa, ma Giusy è perso più di 13 Sì, fino ad oggi sì. kg. Più di 13 kg tranquillamente, considerando che tutti i primi mesi abbiamo gestito tutto quello che erano le difficoltà digestive che ti portavi dietro, che erano tantissime. Nonostante c'è anche un fattore che io prendo pure tanti farmaci, no? Bravissima. Prendo. Io nell'arco della giornata prendo 11 tipi di farmaci. Prendo. E allora quello già magari influisce un pochettino, perché ci sono dei farmaci che magari tipo cortisone ti fanno un po' gonfiare, ci sono dei farmaci che magari non ti fanno gonfiare, però a lungo andare prendendo tanti farmaci Qualche come fastidio potrebbero dartelo, beh. l'altro. E quindi cos'è? Anzi, quando tu hai iniziato a fare questo cambiamento, l'hanno notato anche gli altri o solo tu?
Sì, l'hanno notato tutti quelli che ho a Torino dove lavoro, i condomini, ma poi quando sono andata l'anno scorso in ferie, i miei mi hanno guardato, mi hanno detto: ma tu stai male, perché avevo perso E tanto. si era così preoccupato, dice, come fa a perdere così tanto? E poi era quel periodo della, un mese e mezzo della separazione, ero anche un po' più giù. Però poi stando là, stando tranquilla, rilassata, si vedeva già dal viso che ero più rilassata, però peso non ne ho preso. Esattamente, hanno visto la variazione e si sono resi conto che non stavi male per quello che erano gli eventi che stavi superando, ma che tu da quel punto di vista stavi bene. Sì, perché poi loro hanno visto quando mangiavo che io mangiavo quello che dovevo mangiare. E le dicevo a loro: mi raccomando, non fate troppe cose perché io non le mangio. Io non le digerisco, quindi. Sì, ma perché poi i due meridioni hanno proprio un altro concetto Esatto. di mangiare. E quindi sei riuscita a gestirlo? Sì, loro non hanno orari come magari posso averli io, che io faccio pranzo alla mezza. Faccio cena 17:30. Abbiamo due modi molto diversi fra me e loro, perché loro fanno pranzo alle 2:30, le 3, fanno cena alle 9:30, le 10, le 10:30. Io invece pensavo a farmi tutto da sola, solo quando ho sgarrato, per tenerli un po' contenti. Mangiato insieme a loro, però io facendo quegli orari là non riesco a digerire, non riesco, la notte sto male perché per me è troppo tardi, però gestisco, mi gestisco io da sola con Sei tu a quello che devo scegliere fare. quindi cosa Sì. mangiare. Questa è una bellissima cosa. Ma mettiamolo così, è cambiato anche la percezione che hanno avuto di te perché non si aspettavano anche che caratterialmente tu venissi fuori così. No, no, perché loro dicevano che ero troppo accondiscendente, che mi facevo trattare, No, perché eri un po' condiscendente e adesso cosa ti stanno dicendo? che adesso con quello che ti ho detto prima mi hanno detto di stare solo tranquilla, di non pensare, di andare giù e stare Aspetta, al mare. non solo questo, io ho visto tempo fa che ti hanno scritto, ti ricordi che dopo me l'hai fatto vedere, che è cambiata completamente la visione che hanno di te, che mentre pensavano che tu fossi troppo accondiscendente, Adesso hanno visto che sì, sono diventata la tigre. bravissima, che adesso si Adesso. sono resi conto che non è quella la vera Giusy, ma quello che è venuto fuori che praticamente hai Carattere troppo duro. un bel carattere forte che non pensavano di avere, quindi è cambiata proprio la percezione di come loro ti vedono. Sì. Pensavi fosse così? No, perché dal momento che ho sempre cercato per il bene della famiglia di tollerare, 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 nonostante loro mi dicevano: vedi di tirare un po' fuori le unghie, non ti far trattare così, e io lasciavo perdere, poi invece basta, e allora adesso ho tirato fuori le unghie. Quando devo attaccare qualcuno, se devo rispondere, rispondo, non mi faccio mettere i piedi in testa da nessuno più. Questo è successo negli ultimi mesi e quindi quando anch'io l'ho visto gradualmente come c'era questa evoluzione, quindi la sicurezza che hai acquisito da alcuni punti di vista te la sei riportata in tutta la tua vita. In tutta, perché quello influiva tanto il fatto che magari io per non rispondere ero sempre più nervosa, più tesa, magari tendevo andare a mangiare qualcosa quando non dovevo farlo. Ok, e adesso a chi è lì che ci sta guardando e magari dice: ma cosa devo fare? Come devo fare per gestire la mia digestione? Come posso fare per stare bene? E inoltre, come devo fare per trovare una soluzione? Oh mio Dio, ce la faccio, non faccio, la chiamo questa dottoressa, cosa No. consigli? Io consiglio di chiamarla, di farsi vedere, di farsi passare queste paure che avevo prima io me le sono fatte passare,
mi trovo contentissima. Perché poi man mano, uno acquista sicurezza, sicurezza, oggi un po', domani, dopodomani, e la sicurezza uno l'ha. Se l'ho trovata io, che ne ho passate tante, credo che ci riuscite anche voi. Affidatevi alla dottoressa e poi vedete. È venuto fuori qualche aspetto di quello che è stato il periodo movimentato di quest'ultimo anno, in questi ultimi mesi di Giusy, e quindi mettiamola così, è venuto fuori tutto quello che è la parte emotiva e il fattore che lei in tutto questo è ritornata a prendersi cura di se stessa. Signora, penso a me e non penso più agli altri. E dovete fare pure voi, pensare a voi. Questa è la cosa importante che viene trasmesso dalla tua storia. Dovete cercare di avere fiducia in voi, non dovete lasciarvi calpestare, non dovete tirare fuori le unghie, pensare a voi che gli altri se ne fregano niente di noi. No, allora, bravissima, questa cosa, aspetta, il pensare a me. Inizialmente è stato difficile, ti sentivi in colpa quando ti sei resa conto che facevi delle cose per te, perché questo è un aspetto che qualcuno mi dice, sì, ma qui sento quasi in colpa. Ma ti senti in colpa perché magari cerchi di portare l'altra persona mentre tu stai facendo un percorso e dico, ma poi magari dicono, tu da quando stai facendo questa cosa sei diventata intrattabile, invece non è vero. Non è vero. Quando io ho iniziato a pensare a me, non è che ero intrattabile, erano gli altri che magari volevano farti sentire in colpa, ma io in colpa non mi ti sento. L'ho fatto e lo rifarei, se dovrei iniziare un percorso di nuovo, lo rifarei mille volte. Bravissima, questo aspetto è importante perché molti iniziano a dire, ma non lo so perché dopo. No, non è vero. Ok, mi piace tantissimo e Giusy ha dato dei bellissimi spunti oggi in questa intervista. Secondo me anche lei si è Ho rilassata. tirato fuori quello che... Esatto, secondo me anche lei si è rilassata quello... con questa cosa. Ho tirato fuori quello che avevo ed è giusto anche perché uno bisogna cioè essere consapevole dell'aiuto che mi ha dato la dottoressa. Senza di te io non avrei potuto fare tutto, Giusy. Cioè, Sì, lo so, ce l'ho messa anch'io. ho messo un bel. Io ce l'ho messa tutta, però lei mi ha dato pure le indicazioni da io da potercela mettere. Non è stata mai là se magari oggi non ho perso magari un netto che mi abbia detto qualcosa, cercava di incoraggiarmi e non di demolirmi, di dire magari ma non l'hai fatto, non l'hai seguita. E questa è una grande cosa, che ha una grazia, una cosa che ha la dottoressa che è molto meno, molto meno. Ve la consiglio a tutti. Detto così, non provare. State provando, secondo me, ultimamente a farmi commuovere, non male, però. No, lo sai che sono sincera, no? Sì, lo Con so, per questo lo sto dicendo. Detto su alcuni punti di vista, fa la No, è differenza. vero. Perché quando uno dà sicurezza, dà tranquillità, è una cosa da ammirare. Ringrazio quindi anche per questo supporto che mi ha dato Giusy e per quello che mi ha detto. Ora abbiamo concluso questa puntata e ringraziamo Giusy per la sua partecipazione in questa 48esima puntata del Ti racconto la storia di una rotina. Oggi abbiamo una grande rotina proprio perché ha partecipato con la sua racconto e non poteva mancare tra i miei racconti Giusy. Era lì, dicevo, dai che aspetto che ora come vedo Giusy la programmo per incastrare queste interviste. Io e Giusy l'abbiamo coordinata più di un mese fa. Sì, è vero. Perché era quello l'unico incastro che potevamo per poter avere Giusy qui. Quindi, per chi oggi sa, la Floris in pillole non c'è perché era l'unico incastro che io potevo fare per fare l'intervista con Giusy. Quindi, tra poco riprenderemo anche con le Floris in pillole. Quindi, ringrazio Giusy per la partecipazione e ti invito. Dunque, stai guardando sotto. No, da qua. C'è il pulsante condividi. Condividi l'intervista di Giusy in modo che anche gli altri possano avere la sicurezza e la fiducia che ha avuto Giusy all'interno di questo percorso e avere lo slancio e la tenacia che ha dimostrato e la grinta che è venuta fuori. E non ci sono limiti di età o di altro che possa, giusto Giusy? Sì, cambiare le cose. Che
possono cambiare, si possono fare sempre a qualsiasi età. età. Non perché lei non sia giovane, ma perché molto spesso iniziate a dire: no, ma tanto ormai a 40 anni, tanto ormai. I miei sono passati da un po', ragazze, 40. Quindi tranquillamente ha rivoluzionato tutto, Giusy, senza quasi rendersene conto, nonostante questo. Allora, quindi condividi la storia della notina. Se vuoi vedere le interviste precedentemente che ho fatto, le altre 47 interviste che ci sono prima di queste di Giusy, vai sul mio canale YouTube Dietista Maria Lucia Matri e li troverai. Ti racconto la storia precedente. Inoltre, se invece vuoi capire come funziona il mio metodo, come mi approccio, ma come funziona anche quello in parte pratica, il mio metodo, cioè, complimenti a Giusy. Grazie. Primo visto dei cuoricini o delle stelline, ma non glieli potevo dire a Giusy, perché sennò si sarebbe distratta. Quindi, praticamente, ti arrivano anche i complimenti da casa, Giusy, hanno percepito quello che è il tuo racconto e l'importanza di questa intervista. E quindi dicevo, se vuoi invece vedere come funziona il modello e proprio toccarlo con mano, le informazioni più preziose le trovi all'interno del mio gruppo Facebook, Dottoressa Maria Lucia Macri, Flores alle radici del benessere. E mi raccomando, ricordati una cosa importante, di rispondere alle domande, altrimenti la tua richiesta non verrà presa in considerazione. Solo chi risponde a tutte le domande può entrare all'interno del gruppo Facebook. Quindi, dopo queste info importanti, grazie Giusy. E Grazie a te e ciao a tutte. ciao a tutti, noi andiamo a fare il pranzo. Ciao e buona giornata a tutti.